genere, perché perdere la gara, ma lo stesso pareggiare, comunque rimanevano dietro ancora. Questa vittoria è chiaro che gli accende un po' gli animi e quindi adesso è chiaro che si convincono ancora di più che ci potrebbe essere un ritorno e quindi lottare fino in fondo. Napoli purtroppo doveva anche succedere che potesse incappare una prestazione del genere, non in questa perché si pensava che una partita che potesse magari finire in parità, però il calcio è anche questo, perché nei momenti belli poi ti può arrivare anche la sconfitta, ma questo non significa ridimensionare quello che è il valore del Napoli, è i soliti processi che poi possono venire fuori. La gente deve capire che prima o poi poteva capitare una situazione del genere e quindi adesso più di prima bisogna essere convinti di quello che la squadra ha fatto vedere in questa prima parte di campionato, prima della sosta. Io credo che le potenzialità sono sempre quelle, è una prova scialba diciamo, rispetto alle altre. Contro una squadra comunque di livello. Però con una squadra forte che comunque si è giocata l'ultima chance, diciamo, col Napoli. E quindi chiaramente il proseguo del Napoli deve essere questo, alzare la testa. Io ho fatto il calciatore e di prestazioni del genere ne abbiamo avute. Tante volte non si riusciva nemmeno a trovare il bandolo della matassa, perché sono prestazioni proprio che Titti non riesce a raddrizzare per un motivo o per un altro. Però la vera ragione la trovi poi dopo, durante la settimana. Ah. Quando riprendi il lavoro, allora ti rendi conto che tu cominci a lavorare diversamente, allora capisci che è stata una prova scialba, però il proseguo è tutt'altro per il Napoli. Bene, sono...